Ho sempre sognato fare l'assassino! Cioè, no, non è come sembra. Scherzavo! Noi siamo l'agente 47, un assassino, un killer su commissione, e dobbiamo riuscire ad uccidere due bersagli che sono all'interno di questo una specie di stadio dove si stanno svolgendo un circuito di gare con le auto, ok? Noi ora, come prima cosa, dobbiamo riuscire ad infiltrarci. Io posso anche provare a farmi perquisire, ma secondo me la pistola io ce l'ho. Speriamo che il tizio sia un po' imbranato e non la trova. Posso buttarlo a terra, ma probabilmente la questione andrebbe molto male. Però forse lui ha la pistola nascosta. Por favor, perfetto. Ah, ho capito perché. Perché noi non abbiamo la pistola addosso, ce l'abbiamo da qualche altra parte. Quindi devo andare a recuperarla adesso. Ok, cerchiamo di individuare in mezzo alla folla dove stanno i nostri obiettivi. Dobbiamo andare da questa parte. Porca miseria, c'è tanta di quella gente. E in mezzo a questi potrebbe esserci il nostro obiettivo. Quindi dobbiamo pure tenere gli occhi molto aperti. Posso travestirmi da venditore di cibo. Secondo me questa cosa può essere utile. Faccio schifo un pochetto, però può essere utile. Perché chi sospetterebbe mai di un povero venditore di cibo? E invece dietro le sue vesti si nasconde il più assetato e affamato killer. Mi sa che lì... può essere che lì è il nostro bersaglio? Mi sa di no, però qualcuno c'è qui. Non può essere già lui. Può essere che lui è un altro pilota? E noi dobbiamo pedinarlo e quando arriva il momento opportuno stordirlo, fregargli il vestito da pilota e diventare noi un pilota per poterci avvicinare. Perché la donna che dobbiamo uccidere è una pilota. Quindi ci sta che se noi pure siamo un pilota, forse possiamo fare le cose in modo più facile. C'è talmente tanto qua intorno a me che mi sento perso. Perché come vi ho detto ci sono tanti modi di completare la missione. Quindi magari quello che io sto pensando di fare è solo uno dei modi. Magari posso completare la missione avvelenando il panino della tipa. Cioè capite, ci sono talmente tanti modi che non si possono nemmeno fare tutti in una volta solo, ovviamente. Ok, secondo me lui ora potrebbe andare in bagno. Ok, fantastico, fantastico. Quindi se io ora stordisco lui è confermato. Vediamo. Dai. Buono, buono, buono. Non ti voglio ammazzare, ti voglio solo prendere i vestiti. Allora, mi serve la chiave magnetica. Mi serve il suo vestito. Mi dispiace per il vestito da paninaro, che mi piaceva anche, ma non va bene. E ora che sono travestito da meccanico, posso andare nel box dei meccanici, che è dove io devo andare, è perfetto. Però lui non lo possiamo lasciare qui, perché altrimenti rischiamo che qualcuno lo veda. Io lo vorrei mettere dentro il bagno, però non posso. Lo posso mettere nel cassonetto? Sì, però mi sa che qualcuno mi ha visto. Porca miseria. Non devi, non dovevi. Questa cosa, hai fatto un grave errore nella tua vita. E io adesso cosa cavolo faccio? Dove ti metto a te? Dove ti metto a te? Ti prendo la pistola. Questo è sicuro, la nascondo. Però a te ti devo togliere di torno. Ci stanno due dentro il cassonetto. Mi sa di sì. Ok, perfetto, fantastico. Tutto pieno di mosche, che schifo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tecnicamente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo lasciato solo il nostro vestito da venditore di cibo, che non ce ne frega. Ci prendiamo anche la chiave del... la chiave dell'evento. C'è un'altra guardia. Qua si sono allarmati perché mi sa che hanno sentito che quella guardia è stata assordita. Però noi non ci siamo fatti vedere. Quindi io direi zitti zitti come la pantera rosa. Ci togliamo dalle scatole. Non ci facciamo vedere che quelle guardie sono leggermente addormentate. Ora, noi siamo vestiti da meccanico, ok? Buongiorno signora mascotte. Poi la picchio e le rubo il costume che mi piace. Entriamo. Mi sa che ci stanno cercando, però non sanno che aspetto abbiamo. Dobbiamo stare molto attenti ad alcune delle guardie, perché alcune delle guardie ci riconoscono, ok? Quindi potrebbe essere rischioso. Sono quelle che hanno il pallino in testa. Se ci facciamo vedere da una di loro, loro sanno chi sono i meccanici, ok? E quindi non ci cascano al travestimento. Sanno che noi non siamo uno dei meccanici. Ora, tecnicamente questa è la stanza dei box. Dovrebbe essere questa. E io in teoria ho la scheda di accesso, quindi posso entrare. Ma sono un mastro. Ok, ok, siamo dentro. Ecco, e in questo momento noi abbiamo diversi modi di procedere. Ne ho già visto due.
Prima di tutto ci prendiamo un martello che può sempre fare comodo. Poi ho visto che noi possiamo versare per esempio dello zucchero nel serbatoio della macchina della tipa. Oppure probabilmente possiamo anche, vedi, possiamo dar fuoco ai box, perché possiamo pungere il serbatoio questa cosa di carburante. E vabbè, ma lì esageriamo, Però è tutto giusto. Ogni modo ci può portare alla fine della partita. Quello che mi ha consigliato di fare, e forse ci conviene, è trovare una chiave meccanica che ci serve per aiutare nei pit stop. Però io nel frattempo ho trovato anche qualcos'altro che possiamo fare. Ho trovato il cacciavite, quindi possiamo dare fuoco ai box. Non so se ci conviene. Magari per ora andiamo avanti come ci sta suggerendo di fare lui, ok? Poi vediamo. Ah, vedi, possiamo... Ho capito! Possiamo manomettere tipo le ruote della macchina della tipa. Ah, e quindi fa... Oh mio Dio, farle fare un incidente, ma siamo dei mostri! Oh mio Dio, ok, va bene, mi piace, tanto, tanto, ok. Porca miseria! Così! No! Cioè, è stato facile comunque, cioè mi aspettavo un po' più... Porca cutre, e siamo e silenziosi, senza che nessuno potesse sospettare niente di noi. Nulla, ok. Questo è un vero killer. Cacchio, ok, mi piace, perfetto, ottimo, ok. Ora, dobbiamo uccidere anche Robert, il padre, che è praticamente quello che vi dico la storia in due soldini. Praticamente questi due sono una famiglia di architetti di robe super moderne e hanno creato delle armi e le hanno vendute ai terroristi, ok? Quindi sono dei criminali di guerra e noi dobbiamo ucciderli, ok? Perché sono terribili. Ora, il problema è che l'altro tizio è dall'altra parte, là. Qui siamo nel hotel dove alloggia il nostro bersaglio. Cioè significa che dobbiamo riuscire... In realtà non so se è un hotel, tipo uno showroom, qualcosa di bello comunque. Noi dobbiamo riuscire a trovarlo. E poco fa l'avevo visto, eccolo là. Sta al piano di sopra. Il problema è che qui noi non è che possiamo proprio entrare, perché è una zona riservata. Infatti se ci beccano ci rompono le scatole. Quindi o riusciamo a recuperare un travestimento, e probabilmente dovrebbe essere la cosa migliore, ma è rischioso. È molto rischioso, ma posso provarci? Posso provarci? No, non posso provarci perché questo adesso spara e mi sentiranno tutti. Però ce la voglio fare. Per favore, no. No, grazie. No, sono venuto qui per scherzo. Mi dispiace. È la fine. È la fine. È molto la fine. Perché qua saranno un botto. E io posso buttarne giù quanti ne voglio, ma ne continueranno ad arrivare. Forza. Ti prego, sì, l'ultimo, ma che? Ma che? Ma guarda! Ma basta! Smettetela di sparare, sono disarmato! Non sto facendo niente, dovete solo farmi prendere una divisa. Per favore, una divisa, tu sei l'ultimo? Dimmi che sei l'ultimo. Ok, posso fregargli adesso la divisa? Ti prego, fammela prendere. Fammela prendere. Ok, ci sono. Tecnicamente ora dovrebbero ispezionare, ma non dovrebbero capire chi sono io. Ok, posso anche tirare fuori la pistola, perché sono una delle guardie, quindi nessuno dovrebbe darmi fastidio. Hanno rinvenuto il corpo, ora cercheranno chi è stato il colpevole, ma a noi questa cosa interessa poco, perché noi abbiamo le armi, possiamo andare in giro. Sapete cosa vi dico? Io l'arma la metto anche via, perché a me non me ne frega, non mi interessa. Per ora non ci serve, quindi dobbiamo soltanto riuscire a recuperare la strada giusta per trovare il nostro bersaglio, che è esattamente sopra di noi. Quindi ci serve da trovare solo un ascensore. Non posso dire sicuramente che la questione stia essendo facile, però ci siamo. Ho preso il travestimento di una delle guardie. E ora, finché non ci facciamo scoprire da una che, come quella, ci può scoprire e sorprendere anche se siamo travestiti e ci siamo andati vicini, dovremmo esserci, ok? Lui è sopra di noi. Quindi significa che dobbiamo riuscire a trovare le scale, ok? Quello però ci può sorprendere, quindi non facciamoci vedere da lui. Non facciamoci vedere da lui. Non facciamoci vedere da lui. Ok, va bene. Ti devi togliere di lì però, perché io devo passare, devo salire le scale. Non buono. Abbiamo allarmato un po' tutti, perché abbiamo fatto un po' di pasticci. Però ci siamo. Ok, e lui è qui. Lui è qui. È qui. Lui è qui, lo stanno proteggendo. E c'è anche quello a cui ho rubato l'uniforme. Ok, se noi gli spariamo è il modo un po' meno elegante di uscire dalla situazione. Però sistemiamo la cosa. Fatto. Ok,
Ora dobbiamo riuscire a scendere. Non la vedo bene, raga. Non la vedo bene per niente. Non la vedo per niente bene. Ci ammazzano un botto. Ci ammazzano un botto. Mamma mia. Mamma mia, che cosa ho combinato. Che cosa ho combinato. Non è stata intelligente come cosa, eh. Non è stata per niente intelligente, perché adesso significa che noi dobbiamo trovare il modo di scappare. Una parola. E non è così che bisogna completare le missioni, lo so. Però non riuscivo a fare in altro modo, quindi adesso dobbiamo riuscire ad arrangiarci nel modo in cui siamo. Dobbiamo trovare il punto da cui si esce. Di là in mezzo alla folla non mi possono sparare, credo. Non è vero, mi sparano lo stesso. Mi sparano lo stesso e anche tanto. Fuga! Ce la faccio! Forse ce la facciamo! Forse ce la facciamo! Scappo qua sotto e forse posso picchiare un turista e fregargli il travestimento. Vabbè, tanto ho fatto schifo. Scusi, signorina, non volevo, non voglio ammazzarla. Non posso rubare i soldi. Cioè, non voglio i soldi, volevo il vestito. Però non potevo perché era una ragazza, ovviamente. Che stupido! Scappo di qua. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Qua non mi possono sparare. Non possono assolutamente. È in mezzo alla gente. Tecnicamente ce l'ho fatta. Ok. Ho completato la missione, non è stato per niente il modo pulito ed elegante che avrei dovuto usare. Cioè, con la ragazza ce l'abbiamo fatta, con lui e un pochetto no, secondo me. Lì siamo stati un po' spara, uccidi e scappa. Se vi fa piacere, vorrei fare un altro episodio su questo gioco. Scrivetemi voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate un bel pollice in su se ne volete vedere un altro. E per questa volta è tutto. Lion out!